Warcraft uscito nelle sale, ancora una volta una roba stranissima, impossibile, un film super criticatissimo, appunto dalla critica, da oltre oceano sono arrivate delle recensioni disastrose, uno schifo incredibile, una CGI totalmente sbagliata, sospensione dell'incredulità totalmente assente, si vede che è finto, bla bla bla. Ok, questo è quello che leggiamo, ma insomma, la curiosità, la voglia di vedere il proprio film, la voglia di dimenticare queste recensioni è sempre fortissima. Io solitamente ci riesco e anche questa volta ce l'ho fatta, quindi cerco di essere un po' più pacato, perché tutte le volte io mi sento veramente una voce fuori dal coro, non riesco a capire per quale motivo io mi diverto così tanto al cinema, perché mi piace così tanto al cinema, non riesco a capire perché così tanta gente, o almeno la percezione di così tanta gente che scrive nel web, debba buttare secchiate di merda su un film e in particolare adesso in questo Warcraft, che è un film onestissimo, è un film molto bello, cioè proprio molto bello. Poi la CGI, ma santo di Dio, ti giuro, non lo riesco a capire perché questo accanimento in un film del genere. Gli orchi che a me non convincevano, però ho detto, a me non mi sembra tutta sta schifezza la CGI. Gli orchi spaccano tutto, sono fighissimi. Immaginate di vedere un'orda di Hulk, ma santo Dio, un'orda di Hulk, senzienti, parlanti, per di più anche dei personaggi belli, belli vivibili, Cioè, cerchiamo di parlare di cose positive di questo film, perché ci sono delle cose negative. Non è sicuramente il film perfetto, Duncan Jones è passato di là, no? Ha sempre fatto dei film molto personali e molto ben riusciti, con budget anche abbastanza limitati. Qui, doveva fare la botta, non so se farà la botta, non capisco, io spero con tutto il cuore di sì, spero con tutto il cuore di poter vedere un sequel di questo film, perché è una bella storia, e quindi ha fatto il salto, è un po' di paraculo, ho dovuto metterglielo, vi faccio capire un po' più o meno il tono del film, può essere associato ad Avatar, non prendetelo nel negativo Avatar, che anche lì è un film di tutto rispetto, ma come storia, come drammaticità, non è un filmetto da due soldi, di comicità ce n'è poca, forse in alcuni momenti, soprattutto nella parte iniziale, tende ad essere un po' leggero. In realtà non so se sia il film leggero o sia lo spettatore che dica, ok, devo cercare di capire la chiave per comprendere questo film, perché è eccessivamente, è molto ma molto fantasy, no? Del resto World of Warcraft, videogioco da cui è tratto questo Warcraft, è l'esaltazione del fantasy, da quel poco che ho potuto vedere dagli screenshot, ho visto qualche amico giocare, ho visto dei personaggi molto kitsch, molto fantasy, molto colorato, no? Quindi questo film secondo me cerca di riprendere molto bene questo tipo di fantasy, risultando forse un po' troppo, però cioè parliamo di Warcraft, ok? Parliamo di orchi, parliamo di umani con delle armature scintillanti, molto eccessive, parliamo di colori super vivi, parliamo di un verde che è quasi fastidioso, gli orchi sono molto verdi, non tutti, alcuni sono color carne, insomma, però i colori sono belli marcati, quindi cerchiamo di capire, questo film è un film che va visto in quel modo lì, quindi dobbiamo dare per scontato, è palese che è un bel film fantasy esageratissimo. Esageratissimo nel senso buono, mi viene un paragone per esempio col Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli è molto fantasy, però è un fantasy un po' più elegante, un po' più favola, è una cosa un po' più, come posso dire, meno calcata se vogliamo, è molto fantasy, ma non così. Ho avuto la percezione che questo fosse veramente, veramente tanta, tanta roba, con le magie, con questi effetti speciali per le magie, insomma, molto videogioco, ma secondo me è voluto ed è cioè non è apprezzabile, va apprezzata, cioè va capito il progetto, lo dico tutte le volte, voi dovete capire il cazzo di progetto di un film e questo va capito. Ora, come già detto, io il videogioco non lo conosco, quindi non posso commentare o dire ecco hanno cambiato quella cosa lì o hanno cambiato quell'altra cosa lì, cose che per me onestamente
appunto lasciano il tempo che trovano, perché non è quello l'obiettivo, l'obiettivo è di fare un film. Per di più, nonostante non conoscessi quell'universo, mi sono accorto che più di una volta ci sono delle strizzate d'occhio a qualcosa che io non conoscevo, e immagino che siano tutte cose libidinose per voi che magari ci avete giocato, che siete ultra fan di questo appunto universo ultra fiabesco fantasy. Il tono del film è molto drammatico, forse in alcuni momenti, soprattutto nel primo tempo, è un po' leggero, è vicino al puttana è una cagata o puttana è una figata, è lì che bisogna un attimo valicare questa linea. Capito questo, tornando al discorso che facevamo prima, boom, è tutto assolutamente in discesa, il film fila che è una meraviglia. Sì, ha tanti difetti, per esempio questa cosa dei buchi di sceneggiatura. Io, a me mi sembra una roba allucinante, i buchi di sceneggiatura che cosa sono? Ripeto sempre le cose, le ripeto mille volte, ma perché mi fa incazzare sta cosa? Sono cose non raccontate, cioè succede una cosa e noi non sappiamo il perché. Ma perché cazzo dobbiamo saperlo? Cioè, qui ci sono dei buchi di sceneggiatura, ma sono cose che sono successe. Cioè, non è che noi in due ore e mezza, tre ore, un'ora e mezza, dobbiamo sapere tutto quello che c'è dietro questi personaggi. È impossibile. E vi dirò di più, è anche affascinante questo non sapere le cose. Qui c'è tantissima carne al fuoco. Qui parliamo della fine di un qualcosa che deve cominciare, che si deve rinascere, e quindi c'è una storia a monte incredibile, i personaggi sono profondissimi, il protagonista 2000 cicatrici, ma con chi ha combattuto, che c'è la pace in questo mondo, non si capisce, non sappiamo nulla, ma anche quello è l'affascinante, anche perché magari ci saranno dei sequel, magari ci saranno dei prequel, magari ci saranno delle altre storie che ci verranno raccontate e scopriremo di più, è bello scoprire, è bello non sapere le cose. Quindi questa cosa dei buchi della sceneggiatura, sempre che non andiamo nell'iper dettagliato, non servono a un cazzo, ma chi se ne frega di questi buchi della sceneggiatura, godetevi quello che ci viene dato lì e quello che non sappiamo, prendiamolo come cosa affascinante, come cazzo vorrei sapere il perché. Ecco, parliamo di questi personaggi. Questo è un film che ha quattro protagonisti, quattro, solo quattro, santo Dio, solo quattro protagonisti, tutti da seguire, tutti provate subito empatia con questi personaggi, vivete questa avventura con loro, ok? E per quanto sia a volte surreale, torniamo al discorso fantasy, cercate cioè vi attaccate a questo personaggio e ne volete sapere sempre di più, e più avanti il film e più rimanete intrappolati nel fascino di questo mondo fantastico, questo mondo fantastico che visivamente a volte può ricordare effettivamente il Signore degli Anelli, ma parliamo di cartoline, ecco, quando vediamo nelle città, quando vediamo le torri, tutte queste cose qui ricordano immediatamente il Signore degli Anelli, ma il film non lo ricorda quasi per nulla. Per quale motivo? Perché nel Signore degli Anelli, gli orchi non hanno una personalità, sono orchi, sono mostri, sono la parte cattiva a cui noi non ci affezioniamo, noi teniamo sempre per i buoni. In questo film no, vediamo due punti di vista, forse anche più di due punti di vista, sia da un lato che dall'altro. Questa cosa è fenomenale, perché capiamo, cioè non sappiamo mai da che parte stare in un certo senso. È logico che dopo ci mettiamo dalla parte degli umani, però anche dalla parte degli orchi. Anzi, dirò di più, la parte più interessante, più affascinante è la parte degli orchi. A me mi ha affascinato moltissimo. Questi orchi a cui non davo un granché, ma mi tenevo abbastanza distante dai trailer, da un po' tutte le notizie, perché appunto non essendo un mio mondo, dicevo vabbè, bello, carino, mi sembra troppo eccessivo, ma poi l'ho capito guardando il film. Questi orchi sono bellissimi, sono una roba veramente, sono massicci, fanno venire una roba veramente, una tigna, santo di Dio, sembra un'orda di Hulk, ma vi giuro, Hulk, la percezione è di vedere tutti questi Hulk che quando si incazzano danno delle slappe con questi martelli, con queste accette super enormi, super esagerate, se ne danno di santa ragione, molto figo, belli questi orchi, per di più con una bella personalità, provate empatia per loro, state male per loro, non sapete da che parte stare, poi tutta la storia si svolge in maniera non così scontata, non è così Disney, non è così per tutti, io un bambino non ce lo vedo, cioè un bambino di una certa età forse se lo gode, ma è un bel film di patto, è un al cuore volendo di un Avatar, ma forse un po' più non per tutti di Avatar, ecco, è un po' più, forse in un certo senso un po' più crudo se vogliamo, ma non starei neanche ad analizzare più di tanto questo aggettivo. Le musiche sono sempre presenti, molto carichi,
I costumi sono fenomenali, ma anche lì sempre sopra le righe, come vi ho detto. Ma la storia, più si va avanti e più diventa vostra, è inutile. Ma i questi film qui sono i film che amo alla follia, i film che all'inizio è come un incontro di box, voi siete col vostro avversario, lo studiate, poi cominciate a dare delle gran slappe, fino alla fine vedrete chi vince. E abbiamo vinto o no? Io ho vinto, ma ho vinto insieme al film, a pari punti, santo Dio. È questo il film che voglio vedere, è questo il cinema. Poi potete criticare quello che volete, quindi è una vostra scelta, fate quello che volete. Vi ha fatto schifo? Va bene, però ricordatevi che voi fate sempre una cazzo di scelta. Però la mia idea è questa: pago dei soldi, vado in un posto per sognare, mi diverto la faccia e quindi io sono propenso a farmi piacere un film. Vi sta bene bene, non vi sta bene, pazienza. Ma se voi vedete sempre sto cazzo di lato negativo, tutta sta gente che ha recensito come una merda film, che ha questi i problemi, bla bla bla, come ho detto prima, i problemi ci sono. Ma sapete cosa vi dico? Questi problemi li metto nell'angolo perché non rovinano il film. Sono problemucci che sono problemucci se volete vedere i problemi. Se non volete vedere i problemi, vi vedete un gran film di slappe e pacconi, di emozioni, c'è da star male, c'è da sorridere e tanta, tanta, tanta roba. Ancora una volta, io al cinema mi sono divertito. Voi vi volete divertire? Andatevi a vedere Warcraft, altro film, altra sorpresa. E prego con tutto il cuore che abbia il successo giusto per poter fare dei sequel. Perché io non voglio rimanere a bocca asciutta. Io questa storia me la voglio far raccontare ancora. Ciao a tutti, Vuttana Visione, ci vediamo alla prossima.